Professore, quali sono i diversi significati tecnologici del 3D? Ci spiega di cosa si tratta? Allora, nell'accezione corrente con 3D si intende la possibilità di visualizzare un'immagine in maniera percettivamente realistica. E questo si ottiene perché la nostra natura ci ha dotato di due occhi che sono tra di loro distanziati, di 10 centimetri circa. Questo fa sì che dai due occhi si vedano due prospettive diverse di una stessa scena e il nostro cervello ricostruisce un'immagine e ci dà appunto la percezione della profondità, cioè della tridimensionalità. Ecco, ricostruire questo è un tentativo che si fa già dalla fine dell'Ottocento con l'introduzione degli stereogrammi, che sono delle doppie immagini che appunto vengono indirizzate sui due occhi. Una delle possibilità è usare uno strumento come questo, che è della fine degli anni 50, in cui si mostrano due immagini sui due occhi e quindi con questo visore si riesce a avere una visualizzazione tridimensionale. Le modalità con cui si ottiene questa tridimensionalità poi possono essere tecnologicamente più complesse, quindi si possono usare degli anaglifi, cioè delle immagini in cui la componente dell'occhio destro è colorata di rosso e quella dell'occhio sinistro di verde, e poi si usano degli occhialetti con le due lenti rosse e verdi, oppure degli occhiali via via più complessi fino ad arrivare alla stereoscopia attiva, che è un sistema in cui ci sono degli occhiali come questi che permettono di oscurare alternativamente l'occhio destro e l'occhio sinistro e quindi mostrare un'immagine che viene proiettata in maniera ad alta frequenza, alternando le due immagini di destra e di sinistra, e quindi indirizzare così sui due occhi due immagini distinte. E questo ci dà la sensazione di 3D. Il 3D però non è soltanto questo, questa è la parte, diciamo, la punta dell'iceberg, la visualizzazione. Per poter vedere un'immagine in 3D possiamo avere, diciamo, due possibilità: o riprendere una scena reale già in stereoscopia, quindi partendo da due punti di vista diversi, oppure sfruttare i modelli digitali. Il grosso del 3D si è sviluppato proprio grazie ai modelli digitali, che ci permettono con poca spesa, diciamo, di rifare la stessa scena da due punti di vista distinti, semplicemente ricalcolando la scena attraverso una tecnica di rendering. E questo è il motivo per cui al giorno d'oggi abbiamo i vari film, Disney, eccetera, che sono tutti originati da modelli tridimensionali. Dal cinema alla televisione al PC, oggi è boom. Quali nuove applicazioni dobbiamo aspettarci per il futuro? Essenzialmente è l'introduzione di contenuti tridimensionali all'interno di contesti in cui prima non si avevano questo tipo di contenuti. Un esempio applicativo importante è quello dei beni culturali. I beni culturali possono essere fruiti attraverso dei modelli virtuali, digitali. E l'introduzione, per esempio, di questo tipo di fruizione potrebbe permettere, ad esempio, di mostrare una statua o un edificio da un punto di vista inconsueto o visitarlo in maniera impossibile attraverso un percorso reale. E questo è un, diciamo, un grande campo di applicazione che interessa soprattutto l'Italia. Professoressa, quale potenziale comunicativo ha il tridimensionale? Il tridimensionale ha moltissimi potenziali comunicativi, sia inteso nell'accezione del modello tridimensionale che viene utilizzato per rappresentare ciò che non è, quindi il virtuale, sia nell'accezione che indica la stereovisione, ovvero la possibilità di guardare un'immagine utilizzando una tecnologia più o meno invasiva come gli occhialini o altro, e di percepire visivamente la tridimensionalità di ciò che stiamo guardando e di perdere quindi quella carenza informativa che lo schermo 2D o un'immagine 2D comunque ci portano. Il potenziale comunicativo va nella possibilità appunto di vedere l'invisibile, di manipolarlo. Possono essere veramente numerosissimi i campi di applicazione. Ricordiamo ad esempio la medicina, la possibilità per gli operatori e per i medici di vedere veramente l'interno di un corpo o di una sua parte, di manipolarla, di farla ruotare nello spazio, perdendo la difficoltà del processo di visione e analisi di tante immagini separate, ad esempio radiografie o risultati di altri tipi di analisi, e proviamo a immaginare di insegnare storia dell'arte o
urbanistica o tante tematiche, o anche l'informatica, la visualizzazione tridimensionale di strutture dati, con la possibilità di vederle veramente, non soltanto di immaginarle a partire da descrizioni testuali o da immagini bidimensionali. Come si evolveranno i contenuti della televisione con le nuove TV in 3D? La televisione tridimensionale è una tecnologia che sta nascendo adesso e che porta in sé il germe della novità, dell'emozione della creazione di nuovi contenuti e anche il rischio della nuova tecnologia che viene lanciata, e poi c'è sempre un po' questo aspetto di futurologia per riuscire a capire se veramente attecchirà o meno. Per la televisione, che è uno dei tanti canali attraverso cui la stereovisione può passare, possiamo così su due piedi immaginare appunto documentari, film, commedie, fiction, ma anche dei contenuti interattivi che permettano di andare a manipolare in modo tridimensionale i contenuti o gli oggetti interattivi che questi contenuti ci presentano. È un campo aperto, è una sfida per i progettisti, per i designer, per coloro che inventano e scrivono i contenuti, ed è una sfida molto interessante.